centro del Greco, una città che oggi è stata colpita in pieno. È stata colpita in pieno e tra l'altro mentre oggi Giovanni entra nella bara, un camorrista esce di galera. E stride questo scenario. Il camorrista che ha fatto il mandante dell'omicidio di Ondiana per motivi di salute esce di galera. Per quanto mi riguarda, doveva rimanere in galera e essere curato. Perché mentre per i genitori di Giovanni, per gli amici di Giovanni, per la comunità di Torre del Greco, il fine pena mai è iniziato il giorno stesso in cui hanno accoltellato questo ragazzo. I camorristi tornano sempre a casa e questo non sta bene. Come faccio un appello pubblico ai ragazzi che stanno ritrattando le testimonianze, non ritrattate, non vi piegate davanti alla camorra, questa è gentaglia, va battuta con tutta la forza possibile. Una cosa è il perdono, un'altra cosa è permettere a questa gentaglia di uccidere i nostri figli. C'era tutto il popolo, ecco, di Torre del Greco, una compostezza eccezionale di tutti i ragazzi che erano presenti. Le parole di Sua Eccellenza sono state più volte riprese con un applauso. E le parole di Sua Eccellenza, le ultime parole, sono state condanna e morte per queste persone che praticamente hanno dato questo lutto a una famiglia e a un giovane a cui lui si è rivolto come se fosse ancora vivo. Ti saluto Giovanni, ti parlo Giovanni, parliamo Giovanni, pure se non ti ho mai conosciuto. Volevo conoscerti, volevo essere presente in una delle momenti religiosi della Basilica di Santa Croce. Ecco, sono state parole toccanti, capite e comprese da tutti quanti noi. Onorevole Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio regionale Regione Campania, un momento di grande tristezza, un momento di profonda riflessione nella città di Torre del Greco che oggi ha dato il suo ultimo saluto al giovanissimo Giovanni. Una doverosa presenza oggi pomeriggio qui alla Basilica Pontificia di Santa Croce, sia sotto il profilo personale che a nome del Consiglio regionale della Campania. Ho portato personalmente a Don Mimmo Battaglia i saluti del Presidente De Luca, che nel suo momento di incontro con i cittadini venerdì scorso ha voluto dedicare un saluto a Giovanni, questo nostro giovane concittadino morto ammazzato per mano di suoi coetanei. Un delitto efferato, queste sono state le parole di Don Mimmo Battaglia, parole che ha voluto rivolgere direttamente a Giovanni e che per noi sono state di grande conforto. Sono state di grande conforto soprattutto per le centinaia di giovani che erano presenti qui in chiesa e che in silenzio hanno ascoltato questo messaggio potente, un inno alla vita nonostante tutto. Questo ha detto Don Mimmo Battaglia. Non mercificate, va bene, non mercanteggiate la vostra vita, fate in modo di essere attori e protagonisti della vostra giovinezza e della vostra vita, non mancate di sognare, perché i vostri sogni continueranno ad essere i sogni di Giovanni. Giovanni che voleva fare il cuoco come il suo papà, Giovanni che era uscito per una serata con gli amici di spensieratezza e non ha fatto più ritorno a casa. Bellissimo quell'abbraccio che Don Mimmo Battaglia ha voluto dare alla madre di Giovanni, quasi a voler anticipare il momento bellissimo che vivremo stanotte, quello della resurrezione di Cristo. Abbracciare la mamma di Giovanni simbolicamente significa abbracciare Maria, che vede la possibilità di suo figlio risorto, e quindi in questo messaggio di resurrezione il nostro Don Mimmo Battaglia ha voluto dare un messaggio di speranza a tutta la città. Come istituzioni ci dobbiamo interrogare tutti, nessuno escluso. Come Regione Campania abbiamo fatto tanto, ma non è assolutamente abbastanza. Quindi facciamo in modo che ci sia un abbraccio anche da parte delle istituzioni, perché ai nostri giovani possiamo offrire una società più giusta, va bene, e più capace di farli vivere nel rispetto delle regole. Questo è il messaggio che dobbiamo offrire loro. I giovani hanno un diritto di vivere, di sognare, di avere passioni. I giovani non devono morire
ancora di più non devono morire ammazzati per mano di altrettanti giovani. Quindi noi dobbiamo fare ogni utile sforzo per combattere la criminalità e ogni forma pervasiva di microcriminalità che purtroppo esiste nei nostri territori.